L'Inter lo vende anche a gennaio. 60 milioni ed erede dal Bayern. L'Inter è pronta a sacrificare uno dei suoi gioielli, ma ha già in testa il nome dell'erede. Arriverebbe da un top club assoluto. Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più, anche ufficialmente. In Serie A sarà difficile vedere colpi importanti, per non dire impossibile. Di risorse economiche, liquidità e disponibilità immediata, non ce n'è praticamente traccia. Tutte quante hanno bisogno prima di cedere per muoversi in entrata. Ma questo è il mese delle occasioni, in cui le società proveranno il colpo ad effetto anche in vista dell'estate. Oppure di mosse anticipate rispetto a quelle già in programma per giugno. Ma questo sarà deciso di conseguenza. E a decidere non saranno tanto i club italiani, ma quelli esteri che eventualmente si presenteranno con offerte irrinunciabili. Lo sa bene anche l'Inter, che è alle prese in primis con il rinnovo di Skriniar. Lo slovacco difficilmente andrà via a gennaio, anche considerando che tutte le pretendenti aspettano che si liberi a zero tra 6 mesi. I nerazzurri stanno provando a trattenerlo. L'offerta economica è molto alta e il giocatore sta riflettendo. Marotta non ha perso le speranze ed effettivamente non si può escludere neanche una firma con l'Inter. Altrimenti lo perderà a zero e a maggior ragione in via della liberazione dovranno cedere qualcun altro per incassare la cifra che vogliono. È il nome già programmato per fare il pieno e dare respiro alle proprio casse. È quello di Denzel Dumfries. Si pensava potesse partire anche la scorsa estate. Soprattutto in Premier League ci pensavano, ma alla fine è rimasto. Il Mondiale tra l'altro lo ha rilanciato in maniera ancora più importante. Ha fatto un ottimo torneo riguadagnandosi gli occhi dell'Europa che conta. Per questo ora l'Inter, per privarsi di lui, chiede non meno di 60 milioni di euro. Chelsea e Manchester United sono stati avvertiti. Non escludono di anticipare l'assalto già a gennaio. E di certo non hanno problemi di soldi. I nerazzurri hanno riaperto il dossier relativo a Nusser Masraoui. Il marocchino, reduce anche lui da un buonissimo mondiale. È sul taccuino dell'Inter da qualche anno ormai e non ne è mai uscito. Se Dumfries andasse via, sarebbe lui la prima scelta.